Buongiorno, sono Anna Crespi con la mia classifica dei 10 libri di narrativa italiana più venduti questa settimana. Al decimo posto troviamo Oscura e Celeste di Marco Malvaldi. Al nono posto Rien va plus di Antonio Manzini. All'ottavo posto Fate il vostro gioco di Antonio Manzini. In settima posizione troviamo I fantasmi dell'impero di Marco Cosentino, Domenico Dodaro e Luigi Pannella. Ed è il libro di cui voglio parlarvi oggi. È un libro che era già stato pubblicato da Sellerio Palermo nel 2017 e viene riproposto visto il grande successo di pubblico e di critica che gli autori hanno ottenuto. Uno degli autori, che è un appassionato di ricerche d'archivio, ha scoperto dei documenti, dei dispacci, dei messaggi, tutti veri e spesso utilizzati nel romanzo, che rimandano ad un'inchiesta rimasta segreta circa il comportamento dei militari italiani in Etiopia durante gli anni dell'impero. Quello che viene romanzato, utilizzando le fonti originali, però risulta perfettamente plausibile e rivela una verità mai esplicitamente dichiarata. Allora, siamo in Etiopia, cioè in Africa orientale, nel 1937 e da un anno Benito Mussolini ha proclamato l'impero. Ora, un avvocato militare, Vincenzo Bernardi, viene inviato a svolgere un'indagine sugli abusi operato a danno della popolazione locale da parte dei militari e dei fascisti italiani, impegnati in una guerra appunto di conquista coloniale. La missione di Bernardi, che è accompagnato da un giovane ufficiale, viene ostacolata e lui stesso fatto segno di aggressioni ed attentati, che però falliscono. Chi vuole fermarlo? Che cosa non deve scoprire? A questo punto la vicenda prende slancio e ci intrattiene per ben 530 pagine. Il romanzo, oltre a essere avvincente, ci ha merito di smascherare il colonialismo italiano, tra virgolette, dal volto umano, come si diceva con una comoda interpretazione storica, purtroppo ancora ben viva in Italia. Il libro ha infatti il merito di raccontare le atrocità commesse nella repressione della resistenza etiope, le violenze sui civili, soprattutto sulle donne, e i bombardamenti con i gas tossici. Ora, scrittori e politici che hanno raccontato le guerre italiane in Africa del 1900, fatte per conquistare un impero, hanno avallato per decenni l'immagine degli italiani che, seppur alleati con i nazisti, rimanevano però italiani brava gente, un modo di dire italiano. Purtroppo è una narrazione falsa e fa piacere che gli autori utilizzino come mezzo un romanzo per ristabilire e diffondere questa verità storica sempre nascosta. Riprendiamo la nostra classifica dei libri più venduti della settimana e troviamo al sesto posto Geografia di un dolore perfetto di Enrico Galiano. Al quinto posto Un anno in giallo di autori vari. In quarta posizione Sorelle, una storia di Sara di Maurizio De Giovanni. Al numero 3, Tre ciotole, rituali per un anno di crisi, di Michela Murgia. In seconda posizione, Madre d'ossa, di Ilaria Tutti. E al primo posto, ancora Antonio Manzini con Help. Ne parleremo la settimana prossima di questo ritorno dell'ispettore Rocco Schiavone. Con questo vi saluto e ci rivedremo presto. Arrivederci a tutti.